Buonasera, bentornati al nostro martedì. Un attimo che mi sono dimenticato le cuffie, sempre. Eccomi qua. Buonasera allora a tutti quanti, bentornati al nostro giovedì. Why not? Mi ero sbagliato. E questa sera parleremo di un libro comics molto interessante, molto bello e anche molto seguito. È Cinzia di Leo Ortolani. Lo avremo a breve. Nel frattempo vi dico e vi ricordo l'appuntamento per la prossima settimana invece con Inclusion e Diversity, dove per l'LGTB Work avremo Gera, Vero Ghena, scusate, che è una sociolinguista, e inoltre avremo il nostro amico, nonché psicologo, psicoterapeuta Luca Zerbato. Un attimo che vedo che è già connesso, quindi lo contattiamo subito. Ciao amore. Abbiate pazienza un attimo, vediamo se riusciamo a vedere la. Abbiamo inviato la chiamata. Come mai non parte? Proviamo a fare la chiamata. Non ho il vocale. Eccomi. Oh, buonasera. Ciao, ti posso dare del tu? Assolutamente sì, ma scherzo. Grazie, grazie. No, lo chiedo prima perché noi abbiamo avuto vari contatti, ci siamo scritti un sacco di volte, però non abbiamo mai precisato questa cosa. Innanzitutto, grazie, molto gentile aver accettato la nostra richiesta di intervista. Il tuo libro ovviamente mi è saltato all'occhio improvvisamente, mi è stato anche consigliato da una collega che è molto, molto, esatto, eccolo qua, che è Sto molto preparato, grazie. affezionata. Che è molto affezionata a te come scrittore e come comics. Allora, innanzitutto volevo intanto dire che al nostro pubblico, se puoi presentarti e dire quello che fai, che lo Sì. sappiamo, anche se lo sappiamo. No, vabbè, insomma, non tutti lo sanno, giustamente. Io mi chiamo Leo Ortolani, sono un fumettiere, come mi ha apostrofato una volta mia figlia, e che in effetti suona bene perché fumettista, questa coda in artista che magari un fumettiere, c'è cioè tipo un panettiere, un carpentiere, qualcuno che lavora insomma abbastanza sodo per riuscire a tirare fuori delle storie. E, ho fatto per 20 anni Ratman, la serie che è uscita in edicola con la Panini Comics, dopodiché sono uscito io e quindi ho cominciato a fare altre cose, ho cominciato a fare tanti volumi anche con diverse case editrici, con Bao Publishing come nel caso di Cinzia, con Feltrinelli Comics, con la Panini stessa e con Edizione La Terza per altre cose, insomma. E qui sono Allora, stato qui, un autore un tutto fa di storia fumettistica. un autore. Perfetto. E, di solito chiedo sempre la genesi del libro. Nel caso tuo sono molto curioso di capire come nasce, da dove nasce l'idea di Cinzia. Guarda, allora, innanzitutto è nato un po' da una specie di dialogo a due che abbiamo avuto io e Licia Troisi durante una presentazione che abbiamo fatto a Modena, e a un certo punto, parlando appunto dei progetti futuri dopo la serie Ratman, avevo lanciato anche questa idea che si potesse fare una storia a fumetti, quindi la chiamano il graphic novel, ma alla fine sono storia a fumetti su Cinzia. E Licia mi ha appoggiato calorosamente, ha detto: ma sì, guarda, a me piacerebbe moltissimo, a me e mio marito piacerebbe moltissimo stare su Cinzia. Ho detto: guarda, vabbè. In teoria, cioè, era proprio Anche perché comunque Cinzia è un personaggio che esisteva già nei Esatto. precedenti fumetti, quindi con questo è stato dedicato a lei un libro completamente, no? Assolutamente. E ti sei presentato a Luca Comics, giusto, nel Luca Comics and Games nel 2018? Sì, con E chi? con Cinzia, e com'è andata? È andata molto bene, è andata molto bene e sta continuando ad andare molto bene anche adesso, anche se siamo nel 2021, si parla sempre di Cinzia, non l'ho fatto io, però sono stato realizzato anche uno spettacolo teatrale, purtroppo causa Covid.
è morto in culo un attimo perché in teoria avrebbe dovuto andare in tournée già dalla fine dell'anno scorso. Però è stato bellissimo perché il regista è stato in grado di prendere proprio il libro, di trasporlo con gli attori che sono stati bravissimi. Abbiamo fatto quest'unica prima a Lucca sempre nell'autunno del 19. Ed è stata una bella emozione, insomma, vedere trasposto a livello teatrale, ecco, le vicende di questo personaggio. Certo. Anche No, beh, credo perché che sia anche molto bello, no? Scrivere e poi trovarselo in teatro deve essere il massimo per uno wow. scrittore. Di più, il regista Nicola Zavagli era lo sceneggiatore di Belle al bar, il film con Eva Robbins, per cui lui aveva già la sensibilità molto, molto spiccata per queste tematiche, insomma, per cui non potevo incontrare di meno. Ecco. Insomma, comunque, adesso senza anticipare nulla, però insomma, Cinzia è un progetto che fa abbastanza gola anche su altri media. Ecco, ti dico solo questo. Per Ah, ora però, non ti dico nulla. buono sapersi. Ti vorrei chiedere allora, innanzitutto, per chi non lo sa, raccontarci un po' il personaggio di Cinzia, chi è, cosa fa nella vita e cosa racconta questo fumetto, senza magari spoilerare tutto quanto, ma. Assolutamente, assolutamente. Ma Cinzia, innanzitutto, come abbiamo detto prima, nasce come personaggio all'interno della saga di Ratman. Praticamente nasce nella stessa puntata in cui nasce Ratman. È una gag abbastanza banale, insomma, dove questo postino riceve un bacio da Ratman e insomma, decide da lì, insomma, di seguire la sua natura, che è quella di diventare Cinzia, anziché il postino che si chiamerebbe Paul, insomma, all'anagrafe Paul, in realtà assume poi il nome di Cinzia. Ecco, questa figura qua ha colpito subito i lettori, fin dalla primissima storia di Ratman, per cui me l'hanno chiesta subito. Quindi già nella seconda storia, mentre nella prima era nata con una gag, nella seconda la vediamo già attiva come giornalista, per cui insomma siamo già a un gradino superiore alla famosa lucciola della quinta strada, poveretta, che veramente era un po'. Però, nonostante tutto, all'interno di questi 20 anni di serie il personaggio è cresciuto tantissimo, ha raggiunto delle profondità proprio che secondo me, io lo dico spesso, sono anche relative al fatto che l'autore stesso che scrive in 20 anni magari un po' matura qualcosa, perché al limite, cioè, è veramente quando nell'89 ho realizzato la prima storia di Ratman, avevo 22 anni, per cui non, in più ero stato rinchiuso in casa dai miei per una vita, per cui non sapevo quasi niente del mondo e quello che potevo fare era magari delle gag, ripeto, di bassa lega, insomma. Andando avanti, interessandomi moltissimo anche a queste tematiche, anche a tutto quello che riguardava la sfera della sessualità, per quanto riguarda anche i diritti delle persone, la sfera politica, la sfera diciamo così, delle persone che a volte vengono emarginate perché hanno qualcosa che secondo le masse non funziona. E questo personaggio ha camminato parecchio in questi 20 anni, al punto tale che già nelle ultime storie di Ratman c'è diciamo così, un'attenzione al personaggio che poi ritroviamo in questo libro. Nella serie di Ratman, comunque, essendo una parodia di supereroi, nonostante tutto, tutti sono parodie di se stessi, cioè comunque diciamo così, di chi incarnano, per cui come Ratman è parodia dei supereroi, il suo amico poliziotto è parodia dei poliziotti, che ha una moglie che è la parodia delle mogli, e Cinzia stessa è un po' parodica nei confronti appunto della transessualità. Però, ripeto, raggiunge comunque dei livelli di profondità e di sfaccettatura che già un tempo mi valsero i complimenti di Mirella, che all'epoca era la presidentessa dell'Arci Gay dell'Arci Trans, scusa, di Genova, ma si parla veramente di tanti anni fa. E mi fece molto piacere, pensavo, si complimentò per il personaggio di Cinzia, e insomma, dai. Ma infatti la domanda era, ma allora, secondo me, io che ho letto il libro l'ho trovato molto ironico, cioè, ed è secondo me la forma migliore di approccio, no? Quando si parla di un tema così delicato, l'ironia è la cosa che fa vincere tutto, secondo me. E lei è un personaggio veramente bello, ha una caricatura anche molto bella, una fisicità, secondo me, studiata veramente bene. Allora mi chiedevo se per caso all'uscita del libro era successo che qualche associazione o qualcuno invece si fosse opposto, no? A Ma guarda, questa. quando abbiamo fatto uscire il libro, ti dico subito, io quando ho finito il libro nell'estate appunto del 18, pensavo di averlo sbagliato.
Ti dico proprio perché. No, ma infatti ho letto anche, avevo seguito altre interviste che tu hai fatto e che hai proprio detto questa cosa, che hai avuto paura di aver sbagliato a scrivere questo libro. Come mai? Perché vedevo che quando parlavo di Cinzia anche sui miei social, così tutti facevano le solite battute di bassa lega, come che magari avevano già visto su Rata, insomma, 30 centimetri, queste balle qua. E quindi mi sono a un certo punto detto: ma magari adesso esce fuori questo libro che avrà sempre delle battute di questo genere, però è un gradino superiore a quello che sono stati abituati a conoscere in 20 anni, magari poi non piace, insomma. E invece, devo dire la verità, sono successe due cose in quei 4 giorni di disperati che ho vissuto, che erano tra l'altro attorno a Ferragosto. Mi sono rovinato il Ferragosto con queste mie paranoie. Da una parte c'era questo, eravamo in montagna, c'era questa. Questo mio amico Pietro Fornari, che lui è di Milano, ogni tanto viene in vacanza anche lui da quelle parti lì, per cui, ed è una persona con cui parlo volentieri perché abbiamo, insomma, lui ha detto, è anche poeta, insomma, per cui voglio dire, ha una mente particolare. Allora, quando gli ho raccontato questa cosa qua, ho detto: ma guarda, ma tu hai fatto benissimo perché tu sei andato fuori dalla tua comfort zone, sei andato a cercare un altro pubblico, cioè non importa se non ti seguiranno gli altri, l'importante è che tu sia convinto di quello che hai fatto, perché comunque ha un valore diverso rispetto a quello che hai fatto fino adesso. E poi invece dall'altra parte vedo una foto che sai quando vieni taggato nelle foto di Instagram, no? Da questa ragazza che mi ricordo avevo incontrato a Napoli Comic Con. Ero lì allo stand insieme a Giorgia Vecchini, stavamo promuovendo Ratboy, tra l'altro quest'altra avventura di Ratman. E mi ricordo, mi diceva: guarda che somiglia a David Bowie. Ho detto: vabbè, grazie, non credo, però Un po' hanno ragione, però. vabbè, mi farò un occhio diverso adesso. E ho scoperto che è una ragazza transessuale, insomma, per cui e oltretutto era abbigliata come ho abbigliato Cinzia. Quindi non so, c'è stato un cortocircuito, dice: dai, forse. Quindi sei, cioè, infatti uno dei miei, finché lo leggevo, dicevo, è così fatto bene, studiato bene il personaggio, secondo me, che mi faceva pensare, ho detto, ma esiste secondo me Cinzia nella vita? Guarda, quando ho visto il profilo di questa ragazza, ho detto: sì, esiste, per certi versi esiste. Poi dopo, ovviamente, io ho lavorato. Allora, non ho avuto modo di, no, forse non ho neanche voluto incontrare, magari potevo farlo, incontrare persone appunto transessuali per poter avere uno scambio di idee, uno scambio di cose. Anche perché avevo paura che poi mi influenzassero sulla scrittura del mio personaggio, che invece conosco da 30 anni e che è un personaggio molto solare. Una cosa che è piaciuta molto, tra l'altro, al MIT a Bologna, insomma, che hanno letto il libro prima di presentarlo insieme a me. E quello che è piaciuto molto è il fatto che fosse un personaggio positivo, perché in effetti io guardando film a tematiche transessuali, tipo non so, Una donna meravigliosa, Una mujer meravigliosa, oppure altri film che hanno magari degli epilogi, quelli Quelli tragici, no? Per cui cioè, non c'è quasi mai uno sbocco sereno, uno sbocco luminoso. E Cinzia invece no, Cinzia A anche me viene in perché. mente, cioè finché lo leggevo Srap, perché sono appassionato, mi è venuto in mente il film di Almodóvar, aspetta che se mi fugge il titolo, quello dove parlano proprio del transessuale, La maleducazione. Aspetta, sì, Anche ok. quello era un film molto forte, però anche lì, come dici tu, la storia era triste, cioè era sempre un capitolo brutto, no? Di quel mondo. In realtà invece con Cinzia si ride, si sorride. Poi Guarda. comunque è una vera donna emancipata perché ha un suo lavoro, ha i suoi amici e in questo libro gli capita questo amore un po' strano, no? Che poi può capitare a tutti, no? Esatto, no, io alla fine quello che ho fatto con Cinzia è semplicemente prendere un personaggio e fargli vivere per me questo libro è una commedia musicale d'amore, in sostanza. Per cui, che poi Cinzia sia transessuale, sia eterosessuale, sia Esatto. chi se ne frega, cioè, questo è il bello. Per cui, quello che ruota viene in qualche maniera, se
si capisce che di fondo ci sono delle difficoltà, perché comunque anche soltanto il fatto, e questo lo so da tantissimi anni, di non riuscire a trovare un lavoro perché hai una carta d'identità con un nome e tu ti presenti con un altro, Esatto. è impazzito da questa cosa qua. E quindi insomma ho messo queste cose, però sostanzialmente è una storia d'amore questa, con dei risvolti molto alla fine di Billy Wilder, insomma, con molto, e ho tenuto, diciamo, presente come mood della storia questa serie di telefilm che per me è spettacolare, che sono Will e Grace, cioè io adoro Will Oh, e è un capolavoro, credo. Anni 90, 80-90, no? Però sta Grace. andando ancora di moda parecchio. Cioè. No, anche perché hanno fatto queste ultime due serie negli ultimi anni, a parte che sembrano uguali, per cui anche io, Sì. Karen, quando parliamo, è rimasta, è conservata sotto spirito praticamente. E sono bellissime, perché sono gli stessi scrittori, hanno mantenuto una verve perfetta. Io da autore li ammiro tantissimo, perché non hanno mai scalato, cioè non hanno mai mancato un colpo, che è incredibile per una serie che è andata avanti così, così a lungo. E così, insomma. E E ti quindi. sei fatto aiutare anche da qualcuno, cioè che ti ha dato dei consigli del mondo, diciamo, trans, oppure hai solo viaggiato con la tua fantasia? Guarda, ho visitato con la fantasia, come ti scrivevo, tra l'altro, ho detto, boh, ho tirato fuori il mio lato femminile, perché comunque ce l'abbiamo. E tra l'altro una cosa curiosa è questa, che mi è stato chiesto durante il tour di presentazione di Cinzia, se avessi mai fatto magari una storia sul contrario, cioè su una persona che nasce in un corpo femminile che sviluppa un corpo maschile, in sostanza. Certo, E io ho detto, guarda, un probabilmente. SM. Ecco, sì, scusa, che poi ci sono queste cose, che sono, scusa perché sono un po' un babbano, quando mi ha detto sono cisgender non avevo capito bene. E io ho detto, Tranquillo. guarda, probabilmente non sarei in grado, perché mi è più semplice pensare, partendo da uomo, pensare di trasformarmi in donna che non il contrario, cioè perché non ho, diciamo, va bene che ho tanta fantasia, però non arrivo a volte a comprendere le sfaccettature di tutti i personaggi. E comunque sia, vabbè, Cinzia era ovviamente un personaggio che ho curato come una figlia per tanti anni, per cui insomma in qualche maniera mi piace sapere come potrebbe reagire di fronte a queste cose qua. E la cosa bella è che reagisce con una forza, un ottimismo che io stesso non ho. Diciamo che per quello la invidio, in senso buono, invidio queste caratteristiche. Ma infatti dietro al libro tu scrivi: Cinzia è una donna, è la donna che ogni uomo vorrebbe. Esatto, che io vorrebbe essere. Vorrebbe essere, sì, scusami. Perché stavo leggendo della prefazione che l'ha fatta la Lucia Troisi. E, il libro non è dedicato, di solito perché è un fumetto e non si dedicano, ti chiedo. Non hai dedicato. No, no, dicevo che il libro non ha una dedica. Però No, non ha nessuna dedica. inizia con questo, Esatto. che è già un tripudio perché dice: l'amore non si misura in centimetri. Ed è bellissimo. Un'altra cosa molto bella che volevo capire era che se nella storia hai messo dentro il discorso dell'arca biblico, dell'arca di Noè. E come ti è venuto in mente? Perché io, cioè, quando ci sono arrivato, ho detto: ma dove sta andando a finire sto scrittore? Non sapevo anch'io. Però mi piaceva questa cosa del fatto che Noè salvasse solo le coppie maschio e femmina, maschio e femmina. Gli altri, cioè, Gli ecco, questo altri? è un po', se vuoi, lo sketch di Troisi, no? Quando doveva salire sull'arca, ma non era È a coppia vero. con nessuno, quindi non lo faceva salire. Ecco, in questo caso non solo non è in coppia con nessuno, ma non rappresenta né il maschile né il femminile, per cui è questa la difficoltà. Allora, subito era nata come gag, e poi dopo alla fine, senza spoilerare, vedo che ha funzionato benissimo anche come chiusa di tutta la situazione e come la risposta che dà alla fine, insomma, esaurita diciamo così, il fil rouge dell'arca di Noè, la risposta che dà Cinzia a Noè stesso, a tutte queste cose, e la rivelazione anche su. Vabbè, non spoileriamo, però insomma alla fine No. direi che mi piace. È Poi mi un piace. finale dolce amaro per Cinzia, no? Ma sì, ma che poi è la vita, è così, no? Insomma, alla fine. Bravo.
E secondo me lo rende molto bello e anche umano sul come è stato trattato il tema, proprio perché è reale, no? E anche se è un comics, è reale, è la vita reale che non si riesce mai a raggiungere quello che realmente si vuole, e poi nella realtà ci accorgiamo che ci bastano le piccole cose, e lei è felice perché è una donna felice. Sì, perché soprattutto perché alla fine raggiunge forse quello che vuole essere, cioè identificarsi col proprio nome ed essere semplicemente Cinzia in sostanza, che è una cosa che io mi augurerei che si raggiungesse al più presto, insomma, a livello proprio di società, il fatto che una persona sia considerata come una persona e basta, cioè non stiamo a giocare a vedere cosa c'è, cosa non c'è dietro. Quella è una persona che si chiama così, quell'altro si chiama così, appunto. Basta, non c'è bisogno di. Mi chiedono se ci sarà un seguito, un ulteriore personaggio, sempre Cinzia in qualche altra. Allora, mentre presentavo Cinzia Ferrara, libreria, è caduto un libro, nessuno l'ha toccato. E io vi ho appena accennato alla possibilità di fare una storia su Tamara. Il libro era un libro d'arte su Tamara Lempisca, quindi cascato il libro che sembrava quasi che Tamara avesse detto: eccomi. Però c'è da dire una cosa, che Tamara è completamente diversa da Cinzia, per cui tutto l'affetto che mi sono guadagnato, il rispetto facendo Cinzia, verrà devastato da Tamara, perché Tamara è una ragazzaccia, non so come dire. Per cui. È un po' personaggio più forte, diciamo. Cinzia è più romantica, Tamara Esatto. è più È terra. più una ragazza di strada, definiamola così, no? Che Sì, arriva forse proprio dalla strada, quindi forse magari anche per il percorso che hanno avuto, e stanno benissimo in coppia, no? Perché una è romantica, sognatrice, l'altra invece è una terra-terra che rappresenta anche diciamo, le ragazze trans degli anni passati, voglio dire che hanno passato tante difficoltà prima di arrivare ad essere Cinzia. Adesso diciamo che si sono fatti dei grandissimi passi in avanti, però ci sono comunque persone che stanno ancora soffrendo e che hanno una vita magari non bellissima, però sono due personaggi che vicini ci stanno benissimo. guarda, ti dirò, non serve neanche un seguito di questa storia, di questo libro, cioè ci sarebbero sempre loro come personaggi, ma sarebbero trasposti in un mondo completamente diverso. Non ti anticipo nulla, perché avevo già buttato fuori una scena, un disegno su Instagram tanto tempo fa, in cui c'era Tamara vista di spalle con questo abbigliamento tipo Million Dollar Baby, no? Tipo l'attrice adesso Hilary Swank, mi sembra, no? Quella che con Clint Eastwood fa. Sì. E quindi sul ring invece vedevamo Cinzia, modello Rocky Balboa in Creed, che l'allena. Insomma, ci sto ragionando sopra, però ho già trovato un qualcosa. Potrebbe essere il mio Rocky 4, praticamente. So che Stallone sta lavorando, anzi ha finito di fare il restyling di Rocky 4, però questo potrebbe essere Tamara. Non lo so, perché prossimamente può darsi che arrivi. So. Progetti per il futuro? Cioè, Guarda. rimani sul comics oppure libri, romanzi? Allora, libri, romanzi, ma no, perché poi mi diverto a disegnare quello che scrivo, per cui sicuramente no. Anche perché penso che sia, scusa se ti interrompo, penso sia una doppia fatica, no? Perché tu devi pensare alla storia, quindi al romanzo, perché è un romanzo il fumetto, ma lo devi disegnare e scrivere, quindi è una doppia fatica, no? Ma assolutamente sì, anzi, ti do di più. La cosa, tra virgolette, bella di questo lavoro è che quando hai scritto la storia, per me la storia è già chiusa, cioè è già pronta. Invece no, invece ci vogliono almeno altri 2 mesi e mezzo per disegnarla tutta. Io poi sono anche veloce, nonostante, vabbè, il mio stile è relativamente semplice, apparentemente semplice, uno stile che comunque richiede di essere ben. È stato difficile crearti un, cioè, tu sei riconoscibile, cioè, se uno apre un libro riconosce che è la tua penna, no? E è stato difficile trovare un tratto, diciamo, per arrivare ad affermarti?
Guarda, devo dire che no, perché io questo musetto qua da scimmia io l'ho fatto fin da quando avevo 9 anni. E io ho proseguito su questa strada perché non so fare i visi umani, e quindi cioè, era quasi obbligato, però non mi ci sono mai messo poi tra l'altro, perché magari se avessi cominciato così di punto in bianco nel giro di 2 anni sarei arrivato anch'io a un livello sufficiente. Però non mi è mai interessato. Quindi la cosa bella è che è diventato, come vedi, appunto un tratto distintivo, no? Per cui tutte le volte tu prendi un libro con uso da scimmia, sai che sono io quello che sto facendo. Sai cosa ho pensato io invece all'inizio? Poi mi sono perso con la storia che mi piaceva tantissimo, il discorso dell'Arca di Noè, e ho pensato che tu abbia voluto fare questi visi così cioè, umani, ma diciamo animali, e quindi da scimmia, per far capire proprio da dove discende l'uomo. Guarda, l'idea quando ero un bambino era quella, cioè non riesco a fare l'uomo, faccio l'animale più simile all'uomo, che è la scimmia. E quindi da lì, Esatto. era, però adesso non starei a caricare troppo una stupidata fatta 9 anni. No, no. Diciamo. E un'altra domanda che ti volevo fare era, attualmente stai lavorando su qualcosa? Sì, sto realizzando il terzo volume sullo spazio. Quelli fatti con l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Europea, il primo con la casa editrice Panini avevamo fatto il libro C'è spazio per tutti, che parlava della conquista dello spazio e della Stazione Spaziale Internazionale, insieme poi a questo personaggio con le fattezze di Paolo Nespoli, fatto quindi in occasione del lancio di Paolo Nespoli verso la Stazione Spaziale. Poi il secondo libro, 2 anni dopo, con Luca Parmitano, avevamo parlato di Luna, quindi Luna 2069, fatta con Feltrinelli Comics. E questo terzo libro, sempre con Feltrinelli Comics, parlerà di Marte, che è un po', diciamo così, a seguire i gradini di esplorazione umana dopo la Luna, si punterebbe a Marte. Sto iniziando a scrivere, per cui sono nel marasma, non riesco a. Come mai funziona così, cioè non riesco a vedere bene le cose, cerco dei collegamenti, ogni tanto mi viene giù un'idea, poi la scarto, una storia, provo a scrivere una scena, poi la scarto, insomma, è normale amministrazione. Certo. E mi viene sempre questa domanda, ma cosa ci andiamo a fare su Marte? Perché in effetti. Abbiamo una domanda da un amico, tra l'altro Massimo Martin, che chiede: cosa ti ha portato a capire che potevi essere uno scrittore? Ma guarda, nulla, cioè nel senso, io nasco fumettista, quindi io a 4 anni già facevo storie a fumetti. E quindi a 8 anni la mia prima storia lunga, 2 pagine, Il rapimento si intitolava, quindi avevo già dei personaggi, cosa. E io sono andato così. Scusa, guarda, no, no, scusa, credo che tra l'altro sia una tua conoscente, Chris Spoccardi, che scrive, che io mi so, ha scritto Cinzia e Tamara su Marte starebbe il panico. La Cristina è lei la responsabile dello spettacolo teatrale di Cinzia, mitica Cristina, e con lei che appunto cerchiamo di un giorno magari di ritornare sul palcoscenico con questo tour. E no, su Marte si sarebbe spaziale, però non ci saranno loro, ci sarà sempre questo personaggio con l'orecchio da topo, quindi insomma, vediamo un attimo cosa. Che cast c'era per il teatro? Si può sapere? O il cast Scusami, per il discorso guarda. del teatro di Cinzia? Cioè, no, scusa, l'incasso dici cos'è? No, 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 no. Chi è la compagnia? Se era una compagnia che faceva teatrale o Guarda, c'erano dei nomi già fatti? no, sono stati reclutati proprio per questa prova, diciamo, generale che è stata poi rappresentata. Adesso mi viene in mente Francesco Petruzzelli che viene nella parte di Tamara, poi ho dei vuoti. Guarda, scusa, mi scuso No, con. no, tranquillo, tranquillo, no, no, andrò a vederli perché sono curioso, siccome che ho letto che, siccome che la seguo, la Sandra, adesso mi sfugge il cognome, quella di Fellini, come si chiama? Sandra? Aiuta. Ciao, Sandra Milo. Sandra Milo, bravo, perdonami. E Sandra Milo sta facendo in teatro un personaggio di una drag queen. E allora mi è venuto in mente, ho detto, ma magari sarebbe un bel personaggio.
No, ma guarda, ero rodatissimi, sono stati bravissimi tutti. Quindi è stato tra l'altro una bellissima regia che riporta proprio l'atmosfera del fumetto. Oh, guarda, bellissimo, bellissimo. Ma Piacerebbe. credo che uscirà sicuramente un bellissimo spettacolo, perché il libro è molto bello e ironico, quindi deve essere uno spettacolo molto divertente. Speriamo che riusciate a farli. Ah, la signora ci dice Sorrentini faceva Cinzia. Ok, Sorrentini, sì, giusto, giusto. Grazie. io ho finito le domande. Se qualcuno ha qualche domanda particolare, ricordiamo che comunque il libro si trova in tutte le librerie e anche sugli App Store. Quante volte è stato pubblicato, ristampato? Tante. Guarda, allora ne abbiamo fatto una versione francese e una versione spagnola che è stata accolta Oh. benissimo. Se non fosse stato per la pandemia sarei andato anche a Madrid a presentarlo perché mi ha Bello. accolto in maniera veramente calorosa. Oltretutto, chi acquista un libro di Cinzia in Spagna, un euro del costo di copertina viene devoluto per questo programma di aiuto verso le persone transessuali, aiutare a cercare lavoro. Insomma. Per cui c'è anche un discorso diciamo, impegnato insomma, che ha accompagnato l'uscita di Cinzia in Spagna. E in Italia è andata molto bene, insomma, è andato molto bene, continua ad andare bene, per cui insomma, sono contento. Sono Non molto capita contento più di perché riuscire a fare a volte dei libri fatti bene, te lo dico io da no, autore. sai cosa credo e te ne do merito perché di solito io leggo libri impegnati, ok? Anche sulla tematica trans, ci sono dei bellissimi libri che raccontano vere storie, io le chiamo storie d'amore perché magari sono scritte da mamme oppure dalle stesse figlie. E racchiudono proprio il dramma di quello che hanno passato e che hanno vissuto. Invece, Cinzia mi ha fatto veramente sorridere perché ha un'ironia che non è maleducata o è proprio quella classica ironia che ti fa abbracciare il personaggio, no? E sorridere. Tu devi ridere con lei, non di lei, cioè, questa è la cosa che Esatto, poi esatto, esatto. io adoro Cinzia, le voglio un bene dell'anima, per cui non mi permetterei mai di prenderla in giro così gratuitamente o di fare delle cose. Vediamo con Tamara. No, Va scherzo. Tamara è bene. un osso duro da gestire, non mi Comunque ti chiamerà. dico che i commenti stanno insistendo che tu le porti tutti e due sullo spazio, quindi pensaci perché. No, ormai la trama di Marte è già stesa e non sarà a posto, mi spiace Un'ultima curiosità, quanto ci impieghi a scriverlo e disegnarlo un libro in totale? Guarda, allora, se mi baso su questi. Allora, Cinzia, innanzitutto, quando ho cominciato a scriverlo, l'idea che era stata gettata in quella serata con Licia Troisi aveva proprio messo radice, aveva già fatto fiori e frutti, per cui ci ho messo veramente poco. Fai conto che magari adesso io sto scrivendo questo libro su Marte, io credo spero di riuscire a fare la parte della scrittura in un mese e mezzo, e poi la parte del disegno dipende dal numero di pagine, però in un paio di mesi. Fai conto che in tutto 4 mesi per fare un libro con tranquillità, ma ripeto, io sono abbastanza veloce, per cui non faccio tempo. Bravo, complimenti, complimenti, un bel lavoro e anche credo dia molta soddisfazione, no? Sì, no, se riesce bene assolutamente, se riesce male ti soddisfi poco. No, però insomma cerco sempre di fare il mio meglio con i mezzi che ho, con la testa che ho in quei momenti, insomma, quindi speriamo che anche questo di Marte forse, non lo so. Ok, allora io intanto ti ringrazio ancora tanto per aver accettato l'intervista. Ricordo a tutti quanti di poterlo andatelo a comprare perché è un libro molto divertente e ironico, quindi va letto assolutamente. E basta, saluto tutti quanti, a te la parola per saluti. Ragazzi, grazie di essere stati qua a ascoltare queste cose su Cinzia. Cinzia vi ringrazia, vi aspetta appunto in libreria, come diceva Davide, oppure anche sulle piattaforme come ebook o se poi volete comprare anche a livello di insomma, Amazon. Ah, esatto. Comunque fatene di interviste così quando pubblicate dei libri, perché secondo me è molto bello. Cioè, è vero che
le presentazioni nelle varie librerie è un'altra cosa perché hai il contatto con le persone e tutto quanto. Però secondo me, adesso che abbiamo scoperto con la pandemia tutti i vari problemi, abbiamo scoperto la tecnologia. E la tecnologia va, secondo me, sviluppata perché si raggiunge un'ampia. No, è vero, questo è vero. Anche io quando. Allora, l'anno scorso sono uscite 40.000 cose mie, per cui per forza di cose abbiamo dovuto fare delle presentazioni online ed effettivamente chiunque si vuole collegare si collega, magari raggiunge in un colpo solo centinaia di persone, e questo è effettivamente. Però devo dire la verità che l'incontro col pubblico dal vivo ha. È diverso. Guarda, io sto aspettando perché comunque ho un altro progetto che abbiamo sempre come Arcigay Vicenza, è quello proprio di portare a Vicenza gli scrittori che ho già intervistato e quindi riproporle. Quindi non è detto che magari ti arriva una nostra richiesta. Intanto ti ringrazio Grazie. tantissimo. Grazie Buonanotte a tutti e a tutte. Ci sentiamo presto. Ciao. a te. Ciao ragazzi. Ciao, ciao.